una vecchia casa piena di cianfrusaglie, di storici cimeli, pezzi autentici ed anticaglie. C'era una volta un tarlo di discendenza nobile che cominciò a mangiare un vecchio mobile, avanzare con i denti per avere da mangiare e mangiare a due palmenti per avanzare. Il proverbio che il lavoro di nobilità nel farlo non riguarda solo l'uomo ma pure il tarlo. Il tarlo in breve tempo, grazie alla sua ambizione, riuscì ad accelerare il proprio ritmo di produzione, andando sempre avanti senza voltarsi indietro, riuscì così a avanzare di qualche metro. Farsi strada con i denti per mangiare mal che vada, e mangiare a due palmenti per farsi strada. Quel che resta dietro a noi non importa che si perda, ci si accorge prima o poi che è solo merda. Per legge di mercato assunse poi per via un certo personale con contratto di mezzadria. Di quel che era scavato, grazie al lavoro altrui, una metà se la mangiava lui. Lavorare per mangiare qualche piccolo boccone che dia forza di scavare per il padrone. L'altra parte del raccolto che è mangiata dal signore prende il nome di maltolto o plusvalore. Poi col passar degli anni venne la concorrenza da parte d'altri tarli con la stessa intraprendenza. Il tarlo proprietario ristrutturò i salari e organizzò dei turni straordinari. Lavorare a perdifiato, accorciare ancora i tempi perché aumenti il fatturato e i dividendi. Ci si accorse poi che bene, anziché restare soli, far d'accordo tutti insieme dei monopoli. Si sa com'è la vita, ormai giunto al traguardo, per i trascorsi affanni il nostro tarlo crepò d'infarto. Sulla sua tomba è scritto, per l'ideale nobile di divorarsi tutto quanto un mobile. Chiaro monito per i posteri, questo tarlo visse e morì.